Prosegue il percorso di adesione all'Europa da parte dell'Ucraina. Oggi abbiamo compiuto un altro passo molto importante, non solo formale, nel nostro cammino verso l'Unione Europea, ha detto il presidente Zelensky sul suo canale Telegram. L'Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni paese che aspira a far parte dell'Unione. Di solito ci vogliono mesi, ma abbiamo fatto di tutto in poche settimane, ha aggiunto Zelensky. Fronte delle sanzioni, la Francia si mostra ottimista su un accordo a breve tra gli stati membri dell'Unione Europea riguardo al progetto di embargo sul petrolio russo. Un'intesa è possibile in settimana, ha dichiarato il segretario di Stato francese agli affari europei. Sul campo, la città di Mariupol continua ad essere sotto gli attacchi di Mosca. Centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere. Tre missili ipersonici hanno colpito ieri sera un hotel della zona di Odessa, centrato anche un centro commerciale. Nella notte è distrutto un monastero. I corpi di 44 civili sono stati trovati sotto le macerie. La Procura Generale Ucraina, nel suo aggiornamento quotidiano, ha fatto sapere che sono 426 bambini uccisi, 416 feriti dall'inizio del conflitto.